Zucco, benvenuti in un nuovo video dedicato a Doctor Strange 2 nel multiverso della follia. Oggi è già uscita la mia reaction al trailer, che è super particolare perché il trailer venne rilasciato durante la visione di Spider-Man No Way Home. Quindi, dato che io e Zan abbiamo registrato la reaction al film che esce domani, giovedì 23 dicembre alle 15, qua su YouTube, anche nella reaction al trailer siamo al cinema. Immaginate che la nostra reaction al trailer di Doctor Strange è come se fosse un trailer della nostra reaction al film di Spider-Man. Un po' un trip. Comunque, detto ciò, vi ricordo sempre Instagram, Twitter e TikTok in descrizione, insieme a Twitch dove siamo live tutti i giorni, ma ora popcorn alla mano e lanciamoci nell'analisi del primo fighissimo trailer ufficiale di Doctor Strange 2 nel multiverso della follia. Il trailer si apre facendoci sentire un dialogo tra Wong e Strange proveniente da Spider-Man No Way Home, ma già si sentiva nei trailer, quindi se non avete visto il film non preoccupatevi, non è spoiler. Comunque sentiamo Wong che avverte il dottore di non lanciare un incantesimo perché è pericoloso, riferendosi ovviamente all'incantesimo per far dimenticare al mondo la rivelazione dell'identità di Spider-Man. Strange risponde che hanno già alterato la stabilità dello spazio-tempo e per quanto il dialogo sia leggermente diverso all'interno del film di Spidey, qui il nostro dottore si sta riferendo a quel che hanno fatto riportando in vita innumerevoli vite durante Avengers Endgame. Quindi, riassumendo il tutto, Wong dice di non fare l'incantesimo perché è pericoloso, dato che esso viaggia lungo il confine oscuro tra le realtà conosciute e sconosciute, mentre Strange afferma che, avendo effettuato il blip di Hulk, loro hanno già modificato la stabilità spazio-temporale. Comunque, dopodiché sentiamo il dottore affermare che il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, multiverso che vi ricordo essere stato scatenato in Loki, nonostante comunque già esistesse dai tempi del primo Doctor Strange. Imbrigliamo l'energia tratta da altre dimensioni del multiverso per fare magie. Dopodiché vediamo il dottore osservare un orologio rotto che abbiamo già visto sempre nel primo film del dottore e nell'episodio 4 di What If, proprio dedicato a Strange e nel quale avevamo conosciuto anche una versione malvagia del dottore che anche nel trailer rivedremo. Se ricordate, in origine, l'orologio venne regalato da Christine a Strange quando i due stavano insieme, ma purtroppo esso si ruppe quando Steven fece l'incidente in auto, e quindi ecco come mai è rotto. Ad ogni modo, osservando meglio il riflesso dell'orologio, possiamo vedere Strange che lo osserva, ma non penso che quello sia il nostro Strange, ma penso che sia quello oscuro di What If, dato che la sua storia partiva proprio con Strange che osservava l'orologio. Comunque poi ne riparleremo nei prossimi giorni perché ci sono tante cose, tante teorie di cui possiamo parlare. Poi, sempre come What If, vediamo Strange uscire in strada davanti a dei palazzi che si stanno dissolvendo, il che dovrebbe essere un effetto derivato dalla divisione della linea temporale, come è successo appunto in What If. Onestamente non si capisce bene se Strange esca fuori da un vicolo dietro il Sanctorum, però notiamo due dettagli curiosi. Numero 1, il dottore porta l'occhio da gamotto un po' più in alto rispetto al solito. E numero 2, la cappa della levitazione è diversa, dato che non è solo rossa, ma anche blu. E l'aspetto più importante di ciò è che, anche nei fumetti, è blu, ma inoltre, originariamente, anche nell'MCU doveva esserlo. Ora, devo dire di avere una bella teoria al riguardo, però ne parliamo prossimamente in altri video. Nella scena, comunque, sentiamo una frase di Mordo e Strange che ce ne ricorda una simile proveniente dal suo film. La tua profanazione della realtà non resterà impunita. Pensi ancora che non ci saranno conseguenze, Strange? Nessun prezzo da pagare. Il conto arriva sempre, ogni volta. Dopodiché vediamo Strange camminare all'interno del Sanctorum, che non solo è allagato trovandosi vicino al mare, ma inoltre notiamo che ai piedi delle scale ci sono delle piccole statue, che anche prendendo le scene più recenti da Spider-Man No Way Home non sono presenti, quindi potenzialmente questo Sanctorum è un secondo Sanctorum rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel nostro universo. Tra l'altro, riguardo l'acqua, non credo che il Sanctorum sia stato spostato vicino al mare, ma invece penso che in questo universo ci sia stata una qualche specie di catastrofe che ha innalzato il livello del mare inglobando New York, dove si trova appunto il Sanctorum. Poi vediamo dei rapidissimi flash di Strange in città, Wanda che usa i suoi poteri, un corvo che potrebbe essere un riferimento al corvo a sei occhi visti What If, e poi vediamo un po' di cose su cui dobbiamo soffermarci. Intanto vediamo Christine Palmer, che si sta per sposare mentre Strange si trova tra gli invitati, dato che dalle persone intorno a lui capiamo egli non si trovi sull'altare.
E quindi qui sorge la domanda: chi è che sta sposando Christine? Questo è il nostro universo o un altro universo? Ed è possibile che il matrimonio sia la causa di tutto? Toccherà aspettare per scoprirlo. Comunque poi vediamo America Chavez, conosciuta anche come Miss America, nuova supereroina che verrà interpretata da Xochitl Gomez. La sua storia è molto interessante, ma vi basti sapere che nei fumetti ella proviene dal parallelo utopico, ossia una dimensione fuori dal tempo e dal multiverso. Comunque poi riparleremo della sua storia in un video dedicato. Lei sta camminando in una sorta di tempio, di cui dopo riparliamo, ma l'aspetto che mi intriga è che lei sembra essere direzionata a raggiungere una figura incappucciata. Oltre a ciò poi vediamo un veloce flash di quella che credo essere la dimensione specchio, al centro della quale sembra esserci Caecilius conosciuto nel primo Doctor Strange, ma che in verità molto più probabilmente è il Doctor Strange con il codino rivelato in dei giocattoli e conosciuto come Doctor Strange Difensore. Alle sue spalle non solo vediamo delle colonne particolari, ma inoltre la dimensione specchio sembra rompersi con la forma di una stella che potrebbe essere un effetto derivato dai poteri di America Chavez, dato che lei è in grado di viaggiare tra le diverse realtà e dato che la stella è il suo logo. Poi, momento glorioso, nel quale vediamo il logo Marvel Studios, che però non è il classico logo, dato che vediamo una frammentazione a prisma che ci mostra tutte le versioni dei loghi Marvel che abbiamo avuto nel corso degli anni, anche al di fuori dei progetti Marvel Studios, e mi domando se questa animazione verrà usata solo per questo film, oppure se diventerà l'animazione ufficiale da qui in poi. Infatti, mostrarci tutti i loghi va ad indicare che qualsiasi progetto fa parte dell'infinito multiverso Marvel, e quindi anche come idea, secondo me funziona molto bene. Tra l'altro adesso non mi soffermo sui singoli loghi che vediamo, perché mi piacerebbe moltissimo ripercorrere con voi tutta la storia del logo Marvel, con tutte le evoluzioni subite nel corso degli anni, ed ovviamente fatemi sapere se questa idea potrebbe piacervi qua sotto nei commenti. Dopodiché Strange si trova in un frutteto, che scopriamo appartenere a Wanda, la quale crede che lui sia arrivato qui in seguito agli avvenimenti di Westview, che invece proprio non interessano al dottore, il quale chiede aiuto alla nostra eroina chiedendole quanto lei sappia del multiverso. Per adesso non sappiamo quando sarà ambientato il film, ma sicuramente il tutto avverrà dopo gli avvenimenti di WandaVision, nel cui finale Wanda si ritrova in pace in una casa. Da quel che capiamo lei si è trasferita, dato che prima c'era un lago vicino alla casa, ma ora almeno ha anche delle piccole pecore. La cosa curiosa è che poi Strange dica ci serve aiuto, e dicendo ci indica che sta creando una squadra, forse composta da lui, America Chavez e Christine, che è vestita in un modo molto strano. I tre infatti insieme aprono un portellone, fuori dal quale vediamo una sorta di tempio semidistrutto, con il pavimento in vetro e delle colonne che potrebbero tranquillamente essere quelle viste prima nella dimensione specchio spaccata a stella. L'ambientazione poi ci ricorda moltissimo Loki, che sicuramente è una delle cause di tutto quel che avverrà nel film, anche se credo che lui non apparirà all'interno della pellicola, dato che è già in produzione Loki stagione 2. Poi vediamo Mordo parlare con Strange, a cui egli dice che gli dispiace, anche se ovviamente non sappiamo bene a che cosa si riferiscano. Questo Mordo comunque ha le treccine e chiaramente è una variante di quello conosciuto nel film di Strange, dato che alla fine di esso egli era diventato malvagio. Il potere è lo scopo. Tra l'altro non solo vediamo che il dottore è ferito sulla fronte, ma inoltre devo dire che il luogo mi sembra moltissimo essere la zona alla destra delle scale del Sanctorum, quindi magari in quest'altro universo Mordo potrebbe anche essere lo stregone supremo. Oltre a ciò poi lo vediamo utilizzare una spada magica per combattere contro Strange, che non solo è privato della sua cappa, ma inoltre è imprigionato. Infatti qui potenzialmente Mordo potrebbe usare la sua spada non per attaccarlo, ma per liberarlo. Poi comunque vediamo Strange e Wong con tantissimi stregoni a Kamar-Taj, luogo che viene coperto da una strana nebbia e che potrebbe essere il luogo in cui si trovavano anche delle candele che si spengono a causa del vento, potenzialmente suddetta nebbia. Qui Wong, che come spiegato in Spider-Man No Way Home dovrebbe essere lo stregone supremo, è vestito come in un'altra scena in cui è prigioniero. Quindi immagino che da questa nebbia scaturisca un qualche combattimento che vediamo in parte e dalla fine del quale Wong sembra ferito, venendo poi preso prigioniero grazie ad un qualche incantesimo di colore arancione come quelli tipicamente fatti da Strange. Ma dato che i due ad inizio attacco si trovano insieme, al massimo egli può essere stato imprigionato dal Dottor Strange oscuro. Tra l'altro, come piccola chicca, durante l'esplosione vediamo anche lo stregone Rintra che, in delle storie, ha anche indossato la cappa della levitazione. Poi vediamo la dea Wanda, vestita come Scarlet Witch, che sta effettuando un qualche tipo di rituale, ed un dettaglio molto importante che possiamo notare è che a differenza del finale di WandaVision, lei ora comincia ad avere le dita nere come Agatha, il che dovrebbe essere un effetto collaterale della magia oscura, e wow se sono in hype nel rivedere il ritorno di Wanda.
Dopodiché vediamo Strange nel Sanctorum con un libro, mentre evoca delle sfere di energia di colore rosso come poteri di Wanda. Nella scena, tuttavia, non solo notiamo moltissimi oggetti nel tempio, ma anche la finestra rotta e soprattutto vediamo che non ci sono le classiche scale, quindi anche qui immagino che questo sia un altro Sanctorum rispetto al nostro, potenzialmente lo stesso visto prima, dove c'era Mordo e dove magari c'era anche l'acqua. Comunque poi vediamo Strange con America Chavez e Wong mentre si trovano in un tempio che penso essere parte di Kamar-Taj ed al 100% è lo stesso luogo nel quale abbiamo visto America Chavez, dato che possiamo notare le stesse finestre all'interno. Qui Wong fa qualcosa di strano, ma invece Strange fa qualcosa di spettacolare evocando dei serpenti verdi dalle sue mani che credo essere uno degli dei anziani dei fumetti e nello specifico Seth. Già in What If Strange faceva un qualcosa del genere, ma così pare fighissimo e ovviamente comunque le creature di What If e di questo Doctor Strange sono diverse. Comunque, subito dopo vediamo Strange che, ricollegandoci alla scena precedente in città, combatte contro una creatura con un solo occhio, che dovrebbe essere Gargantos, che avevamo già visto in The Sette Lego e di cui abbiamo già parlato in un video dedicato. Qui non solo notiamo che insieme al dottore c'è anche America Chavez, ma inoltre il combattimento avviene tra Spring Street e Green Street, che si trova a circa 600 metri dalla posizione del Sanctorum. Poi sentiamo una voce dire a Strange che la più grande minaccia per il loro universo è lui, mostrandoci poi un secondo Doctor Strange per un totale di 3, incluso il difensore di prima. E nello specifico, questo Doctor Strange dovrebbe essere Doctor Strange Supremo, conosciuto in What If. Poi, che sia esattamente lo stesso è dubbio, ma già in versione animata è stato fighissimo, quindi vederlo in live action sarà clamoroso. Nella scena comunque non solo vediamo che il dottore è ferito come nel dialogo con Mordo, ma inoltre vediamo i due Strange confrontarsi nella stanza con l'arpa vista prima, con la differenza che ora abbiamo un tavolino al centro e soprattutto una specie di buco nero che risucchia gli oggetti. Tra l'altro penso che durante il trailer già si sia visto questo Doctor Strange oscuro mentre accarezzava la finestra del Sanctorum, che sembrava anche super impolverata. E sono molto curioso di capire queste differenze tra i vari Sanctorum. Comunque il tutto termina con Strange Supremo, che dice al nostro di aver perso il controllo, concludendo il trailer con il nuovo logo aggiornato rispetto a quello originale, dietro cui notiamo un liquido quasi sangue spaziale con un effetto incantesimo. Tra l'altro, vi piace o non vi piace la traduzione in italiano? Perché originariamente, da quel che si era capito, il titolo doveva rimanere Doctor Strange in the Multiverse of Madness anche in Italia, ma a quanto sembra lo hanno cambiato. Comunque, questo è il tutto, e devo dire che il trailer mi ha messo una curiosità immensa per questo film, che promette grandi sorprese e che uscirà il 6 maggio 2022 in America e quindi, teoricamente, il 4 maggio in Italia. Poi, dopo Spider-Man No Way Home, sono super curioso di tornare al cinema con un'altra avventura del multiverso e chiaramente non mancheranno i video al riguardo. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò, io vi ricordo sempre tutti i social in descrizione, soprattutto Twitch dove siamo live tutti i giorni, ma soprattutto noi, ci vediamo sempre tra le stelle. Scattucci!